Buona la prima per la Pistoiese 2023-2024 al Marcello Melani di Pistoia contro il Belvedere, squadra che milita per la prima volta in promozione, che è stata neopromossa nella scorsa stagione, squadra del Grossetano. 2-0 il punteggio finale tra le due squadre, dove si è vista una Pistoiese abbastanza gagliarda dal punto di vista delle occasioni e della voglia anche di dimostrare anche al mister Consonni, per tanti interpreti che sono stati impiegati quest'oggi. Oggi tanti giovani ma anche tanti giocatori esperti, l'11 che ancora non si può definire quello titolare ma ha visto l'impiego di giocatori importanti come Marquez, la prima punta, che oggi è apparsa un po' nervosa per certi versi, insomma, durante la partita, poco servita dai propri compagni, ma si vede che è una Pistoiese in cui ancora mancano alcuni meccanismi, ricordiamo sono solo pochi giorni di preparazione e questo influisce tantissimo sullo sviluppo del gioco degli arancioni. Bene però, insomma, tutta la squadra in generale, due gol che arrivano, uno sugli sviluppi di un corner nel primo tempo dove Tanasa impatta di testa sul primo palo e batte il portiere avversario, secondo gol invece che avviene nel secondo tempo con il gol di Lombo che riesce a sfruttare una disattenzione da parte della difesa del Belvedere e a ribadire in porta il 2-0 degli arancioni che rischiano nella ripresa però di subire l'unico gol da parte degli ospiti quando una disattenzione da parte del estremo difensore arancione del capitano Davì, questa disattenzione ha quasi portato, diciamo così, a subire il gol su penalty che non è stato realizzato dal numero 19 invece del Belvedere. Molto bene Diodato, giocatore numero 7 proveniente dall'Empoli, classe 2005, molto giovane ma ha fatto vedere grandi cose soprattutto nei primi 45 minuti. Bene anche Ferrandino, che è stato uno degli uomini pericolosi della squadra di Consonni, quello che probabilmente è riuscito anche a fare più da collante tra la fase difensiva e la fase di attacco da parte della Pistoiese. Ricordiamolo, oggi essendo una partita amichevole non ci si aspettava grandi presenze, invece la Pistoiese e i pistoiesi soprattutto hanno risposto presenti con tanti ingressi, quindi una cornice importante e che dimostra ancora il grande amore per i colori arancioni da parte di tutta la città di Pistoia.